L'influencer ha detto a cosa è successo durante le celebrazioni: mi hanno toccato e baciato il C, non capisco le critiche. E cita Treccani: pochi giorni dopo la festa il Napoli scudetto, l'ex concorrente La Pupa and the Nerd Show Emi Buono parlato del suo profilo TikTok. Ciò è accaduto nella notte delle celebrazioni. La squadra Spalletti, infatti, aveva deciso sfilare strade della città quasi totalmente nuda. Ma questa scelta ha causato diversi problemi. Punto sui social Emi parlato non solo delle critiche ricevute aver sfilato senza vestiti, ma anche coloro che hanno sfruttato l'opportunità mettere le mani addosso. Ero abbastanza triste in questi giorni date tutte critiche ho ricevuto, spiegato seguace. Mettere alle persone. Sembrava un po' eccessivo che la gente mi abbia baciato e toccasse il C, dice il 22 anni. Festival eccessivo per l'ex Pupa effetti, non si deve mai esagerare. Nonostante la grande euforia, una festa prevista per 33 anni, una donna di Mora non consegna il passaggio a uomo essere violentata, dice il GIR. Dite questo. L'influencer ha ricevuto diverse critiche, voleva ripubblicare sul suo profilo, quindi dici le donne sono protette, ciò vuoi proteggere qui. Scrive di nuovo utente: quindi le toccano e si lamentano. Scrive altro tra i commenti sul post in cui è visto Emi, sulle spalle di ragazzo, mentre viene portato trionfo durante la festa. La risposta alle critiche: tra le accuse ricevute, Emi è stato anche contestato dall'uso della parola stupro, per molti inappropriati in questo contesto. A queste critiche, la ragazza ha risposto pubblicando la definizione di Treccani della parola stupro e commentando: se mi tocchi senza che ti chieda, significa violare, sforzarsi, stupro.